Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 38esima puntata di Minecraft con Modpack Waltz. Bene ragazzi, prima di cominciare con l'oggetto in questione di questa puntata, volevo farvi vedere piccoli attimi di ciò che è successo poco prima dell'inizio di questa registrazione, perché sono andato nell'inferno e sono andato a prendere un po' di Blaze Rod e volevo farvi vedere un po' cosa è successo. Subito dopo il video ci ritroviamo qui e ci mettiamo subito a craftare ragazzi, a voi il video. Guarda, 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 che c'è? C'è un blaze adesso, non è appena il blaze. Dovrebbe essere anche uno slime, primo visto. Vieni qua, brutta faccia di caccia. E mi dai il blaze rod. Dov'è? Ma sta gelatina a pezzi, vieni qua. No, no, non posso prendere più di zombie. E datemi una palletta. Non saltare giù. Venitemi addosso, bravi. Pallette. Magma slime. Oh, manco un magma slime. Oddio, qua moriamo. Qua moriamo. Via, 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 via. C'è pieno, c'è pieno, c'è pieno. C'è lo spawner lì. C'è lo spawner dei cosi qua, di sti cazzilli gialli, dei blaze. Ok, no. No! No! Sono troppi. Un altro spawner, ragazzi, un altro spawn. Via, 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 via. Ci sono sia blaze. Pig zombie, via! Grazie. Eccoci ragazzi di nuovo. Allora, come avete visto, ho avuto un po' da divertirmi nell'inferno. Ho preferito non registrare tutto quanto, perché comunque magari non era necessario. Solo i momenti più eclatanti ho deciso di farvi vedere. Bene, in questa puntata non faremo un'altra parte dell'armatura, perché ho deciso di fare la Blast Furnace. Perché facciamo la Blast Furnace e non facciamo l'armatura? Perché per fare sinceramente tutto quello steel, cioè non ce ne vuole tanto. Però per fare quello steel va fatto veramente tantissimo carbonella, carbone, va fatto in lo steel va fatto in quella maniera in cui abbiamo visto tutti i giorni. Invece, in tutte le puntate, invece con la Blast Furnace lo steel ci verrà molto più semplice da fare. Non so se i tempi sono lo stesso, però sono gli stessi. Però ci risparmieremo del tempo, perché possiamo farlo attraverso semplicemente del ferro. Comunque adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, passiamo direttamente al crafting. Allora, per craftarle, innanzitutto io ho preso 5 blaze rod. Ho preso, non servivano tutti, però li ho presi. Voilà, aspetta, non so se servivano o non servivano. Qua intanto, a mio discapito, stavo vedendo i crafting dei pistoni che mi era venuto un vuoto di memoria. Allora, blast, ci vogliono i blast brick per fare la blast furnace. Furnace, uè, ah, spawn blade. Dov'è? Ah, eccolo. No, blast. Oh, eccolo. Blast furnace brick. Allora, per farlo ci sono due sistemi che alla fine sono tutti e due gli stessi. Ci va, per fare 4 blast furnace brick ci vogliono 4 nether brick, cioè i mattoni che si trovano nelle fortezze dell'inferno, che ho raccolto poco prima di quel video che vi ho fatto vedere, ed ero in compagnia su TeamSpeak, che ricordo l'indirizzo ts.svarnak.net, e metterò anche il link in descrizione. Ero con Necromante su TeamSpeak e nel frattempo io raccoglievo i nether brick, e ci vogliono anche 4 di soul sand. Poi possiamo fare i magma cream. I magma cream si possono prendere dei magma slime, per questo cercavo i magma slime, e ci danno direttamente i magma cream. Però non è così facile come avere gli slime. E se nel caso non trovassimo i magma cream, o come a mia sfortuna non danno i magma, non trovassimo i magma slime, sciogli lingua, non trovassimo i magma slime che ci danno magma cream, si possono craftare attraverso il Blaze Powered e una pallina di slime ball, una pallina di moccio, ecco, di mocciolo di naso. E Blaze Powered, molto semplice da fare, con un Blaze Rod abbiamo due Blaze Powered, quindi Powder, Powder, Blaze Powder, ok, mi piace sto nome, Blaze Powder, ok, niente.
Io l'ho craftato in questa maniera, ne ho già fatti abbastanza, ecco, volevo farvi vedere il secondo modo per craftarli. Bisogna fare l'Infernal Brick, e l'Infernal Brick come si fanno? Con due Nether Brick e due Soul Sand, quindi alla fine siamo sempre lì. Io ho preferito fare il primo metodo, quindi con i Nether Brick e la Soul Sand, ne ho già fatti 32, ne crafto uno solo per farvelo vedere, anche se è molto semplice. Allora, prendiamo già il Blast Furnace Brick. E le craftiamo con la manina grattaschiena. Allora, tasto destro per chi non lo sapesse, per chi ha il modulo del crafting table sul power tool. E facciamo subito i magma cream. Ecco qua, due fiammelle bruciano. E ci diamo. Voilà. Ok. Un blaze powered, powdered e una slime ball. Ecco qui il magma cream. Magma cream, 4 nether brick e 4 soul sand. Voilà, ecco qui 4 blast furnace brick. Attenzione, io ho calcolato che ci vogliono 34 come si chiama? Blast brick, blast, vabbè, quelli là. Blast Furnace Brick, ce ne vogliono 34. Ecco, infatti, multiblock 3x3x4 e dovrebbe fare 34 teoricamente. Vediamo un attimo, ce ne perché non so, forse ce ne avanzano due. Allora, ecco qua poi una piccola stupidaggine che ho fatto al volo, per questo mi serviva il pistone, ve la faccio vedere dopo. E avevo intenzione di farlo in quest'area qui, quindi smontiamo le fiaccoline, le candeline per il compleanno. Voilà. No, io adesso la voglio soffiare una candelina. Tanti auguri a te. Soffiamo le candeline. Ok, funziona. Si spengono soffiando. Il mio microfono funziona molto bene. Ok, dopo questa cosa basta. Stop perché mo sto esagerando. Allora, bene, schiaffiamoci un po' di cobble. Così almeno attappiamo tutto. Tappiamo tutto. Allora. Bisogna fare l'altra 4. Io di bucare il soffitto non ne ho voglia perché sennò mi entra poi dopo la pioggia dal tetto. Vabbè, scherzo. E quindi ci abbassiamo di 1. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Voilà. E cominziamo a piazzare i blast brick. Allora. Quindi è uguale identica praticamente. Ah, questa fornace qui, solo che è alta una in più. Bisogna lasciare due vuoti al centro. No, ho capito già cosa dell'errore, che qua sotto mi dà. Ecco. Quindi dobbiamo. Mi sa che ci conviene alzarla, anziché. No, facciamo così. Schiamiamo il pavimento. Per il momento facciamo così, poi lo sistemeremo meglio. Ah? Eh sì, che carino lo stesso. Ok. Se scavo qua andiamo a finire di sotto, va bene così. Per il momento la lasciamola così e poi magari la sistemerò meglio io. Non lo so, qua metteremo magari due scalette. Mettiamo una scaletta qua e una scaletta qua. E bene, tasto destro su di essa, ma teoricamente non serviva, è solo per questione d'estetica quello che ho fatto. E che fa più schifo che estetica, ecco. E niente, semplicissimo. Tasto destro. Come fare i cosi qua, i lingotti di steel. Allora, innanzitutto, metodo più semplice, un lingotto di ferro. Vediamo. Un lingotto di ferro. Mettiamo il lingotto di ferro sopra e io, come uno scemo, ho scordato. Possiamo usare sia la carbonella, quindi cioè il catch coal qui, che il coal, che il coke coal, coal coke, bene. E quindi io userei uno di charcoal, vabbè, di carbonella, parliamo in italiano. Però non so quanto tempo ci metta a fare lo steel. Ci mette un po'. Ci mette un po'. Ragazzi, però adesso tanto è inutile che stiamo lì a aspettare. Si possono fare anche con gli oggetti in ferro. Vabbè, quindi bisogna prendere un po' di carbonella, se già capito. Anzi, prendiamo due di carbone, facciamo prima, no? Prendiamo due di carbone che durano un po' di più. Ah, ecco, se finisce il carbone rimane bloccato il processo.
No, col carbone non me lo fa fare. Ragazzi, non me lo fa fare. Forse perché ho iniziato con la carbonella. Questa cosa mi inquieta. Bene, così almeno scopriamo insieme come funziona, perché io non l'ho mai costruita. Proviamo a toglierlo. Rimettiamolo e piazziamoci il collo. No, il collo non se lo fa proprio mettere, ragazzi. Vediamo un po'. Ok. No, il collo non lo vuole, invece quindi col collo non va. Sembra di no. Quindi togliamo il collo. Ovviamente con questo andrà sicuramente. Col collo. Ovvio. E niente, allora andiamo a carbonella. Andiamo a carbonella. Allora, ragazzi, dicevo, o con lingotto o utilizzando qualcosa in ferro. Noi abbiamo fatto due spade in ferro. Lasciamo perdere tutte e 6 spade, perché per chi ha visto le puntate precedenti, assurde. Non so se la spada può essere anche rotta. Proviamo. Infatti non ce la fa piazzare con la spada rotta. Invece la spada giusta. No, questa pure è rotta. Vediamo un po', proviamo a aggiustarla. Ne perdiamo una, fa niente. Ecco una spada bella intera. Però visto che a noi non ci serve. Ecco, con la spada là, ce la possiamo mettere. Ci mettiamo la carbonella. Si accende la fornace. E cominciamo a fare lo steel. Possiamo farlo benissimo con gli oggetti in ferro o con i lingotti. Molto, molto più comodo rispetto a. Però non so quanto carbonella ci voglia. Certo che se ce ne vuole 4 anche per fare. Beh, però uno se ci mette il coal coke dura di più, ovviamente. E vediamo un po' se ci mettiamo un coal coke. Quindi possiamo fare anche i mix, come abbiamo detto. Quindi se uno parte col catch coal, col carbonella, ci può mettere anche il coke. E bene, mi sto impallando a parlare. Ecco, adesso col coal coke dura di più. Teoricamente, con un coal coke dovremmo riuscire a fare almeno uno di steel. Ci mette di più? Ok, ci mette di più, però non dobbiamo metterci lì a craftare, a fare 4 di coal, catch coal e un lingotto al centro, perché noi basta che mettiamo all'interno di questa fornace il legno, come abbiamo detto, il legno grezzo, e ci continua a fare coal coke a volontà. Quindi è veramente un sistema, secondo me, sì, è da provare ancora, perché non si sa quanto ne faccia. Però, ragazzi, meglio che niente, va bene. Allora, vi faccio vedere due piccole novità che ho fatto in questo mondo. Questa è una guida un po' così che abbiamo fatto on the fly, quindi al volo. E niente, vi volevo far vedere un po' fuori. Voilà. Ho fatto praticamente tutto il recinto in pietra, e poi qua sposterò anche i recinti degli animali e faremo una raccolta automatica di grano, quindi poi nei prossimi video la faremo sicuramente dopo l'armor, e tutto il bello intorno, quindi sarà anche da illuminare. E una cosa, questa qua che ho fatto con la leva è l'inceneritore. L'inceneritore perché ci serviva, per il semplice fatto che mi sto cominciando a riempire di cobblestone. Semplicissimo l'utilizzo, come ormai tutti quanti ben saprete. E allora, io l'ho fatto in questa maniera qua. L'ho potuto fare in questo. Oh! Questo arriva! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Sì, inutile che salti là sopra e mi fai entrare gli altri mostri, perché non ce la fai da solo. Bene. Ok. Ah, ecco un'altra cosa che poi ve lo farei vedere del power tool, che ho capito. Qua ce l'ha fatta a fare un. No, non ce l'ha fatto neanche con un coal coke. Quindi mi sa che non ci conviene, ragazzi, Non lo so mica. Adesso uno di questi qua ce lo dovrebbe fare. Vediamo un po', poi magari nelle prossime puntate vi faccio vedere. Perché teoricamente, se facciamo uno steel dovrebbe essere questo blocco qui. No, allora è questo. Oh, dov'è? C'è un blocco di steel che lo facevano. Perché abbiamo tre tipi di steel. Eccolo qua, il blast furnace. Questo qua era. Blast furnace, si vedi, crowbar, charcoal, vediamo un po'. Coal coke e catch coal, basta, soltanto con quelli lì si può fare. E niente, sì, però lì va molto più veloce. Niente, semplicissimo. Ci buttiamo dentro la roba da buttare. Tac, rimane bella laggiù in profondità. Tasto destro e shh, se ne va laggiù nella lava. Perché ho fatto la lava così profonda? Perché sennò mi prendeva fuoco il legno. E ragazzi, poi dopo rimanevo senza pavimento. Un'altra cosa, ragazzi, che ho capito del. Quindi è un video un po' così riassuntivo. Che ho capito del Power Tool è praticamente che premendo. Ho capito bene come funziona il Mill Assist. Mill Assist, vabbè.
Io ho messo impatto al massimo per avere la stessa potenza della spada arrugginita, della spada di bronzo. E l'impatto praticamente è quanto danno fa al... Finalmente sono riuscito a capirlo bene. Quanto danno fa al mob o a chi... Al mob, sì, per forza. E il carry throat, praticamente, a quanto ho capito, è quanto ogni colpo, ad ogni colpo, quanto allontana il mob. Infatti l'avevo messa al massimo, ogni colpo che davo il mob se ne andava tipo 30.000 km di distanza. E dipende un po' come uno vuole. A me piace giocare che li devo ammazzare, quindi ho messo, quindi nel senso che gli devo dare parecchi colpi da vicino. Quindi ho messo impatto a massimo e Pawn Chainer, no, qual era? Questo qua ha 220 più o meno, 220 millipascal, millip, non lo so, beh, qualcosa. E mi trovo veramente bene come combinazione. Vediamo un po' se riusciamo a ammazzare un mob al volo. Mob, venite qua, eccolo qua. Bene, bene, bene. Lo zombie da discoteca. Lo zombie stiloso. Ovviamente c'è l'armatura adesso, ragazzi. Per questo ci mette tanto, eh. Prende quando arrivano creepy creepy. Vieni qua. Questo è un zombie normale, ci dovrebbe mettere tre colpi. Due. Tre. Voilà. Con tre colpi è morto. Vabbè, questo qua con l'armatura è normale. È normale che ci mette tutto così. Questo tempo. Oh, voilà, finalmente è morto. Non mi droppate neanche niente. Maledetto. Ah, ho spostato la testa fuori. Bene ragazzi, allora, questa puntata un po' diversa, vi ho fatto vedere un po' sto Blast Furnace che mi sembrava essere un qualcosa che ci aiutasse, invece, ma non lo so mica quanto ci aiuta, però se non ab se abbiamo del ferro da buttare o delle cose da buttare, mettiamoli nella fornace e facciamo, ci mettiamo il Coal Cock e dovrebbe continuare lì a produrre sempre steel, quindi secondo me è una cosa che deve rimanere lì a produrre, quei due fornaci devono rimanere sempre lì a produrre e quando ci serve qualcosa andiamo lì e prendiamo. Questo secondo me è il mio progetto, infatti farò in questa maniera qui. E due cose che volevo dirvi, allora ragazzi, ho aggiornato in questa puntata, quindi come carico questa puntata, carico anche il file aggiornato del mondo del salvataggio che metto sempre nella descrizione. E poi ragazzi, una cosa che vi devo chiedere, questa è una cosa che veramente vi devo chiedere io, è che ci servono delle carote. Ci servono delle carote per fare un progetto, almeno una carota sola, così almeno poi le piantiamo. E l'unico sistema è o ammazzare gli zombie con la spada incantata, solo che ancora non ho fatto l'enchanting table, quindi per il momento volevo escludere questo sistema. O se no trovare un villaggio. Allora, se voi state giocando col mio seed, vi chiedo gentilmente se trovate un villaggio, perché io in creative non ci voglio giocare. Se trovate un villaggio, e spero che anche voi non giocate in creative, poi ognuno ha i suoi gusti. Se trovate un villaggio, sono 4 volte che vi chiedo se trovate un villaggio. se mi date le coordinate commentando, veramente sarò. Vi ringrazio tantissimo perché mi serve un villaggio. E adesso, sinceramente, andare a cercare non posso perché dobbiamo fare molte altre cose. Oh, qui ancora non ha finito, ragazzi. Non ha finito di fare lo steel. Perché dovrei fare altre cose, quindi non ho tempo di andare a cercare un villaggio. Quindi, se volete aiutarmi, vi ringrazio tantissimo. Ecco, però ci ha fatto 2 lingotti di steel, ragazzi, eh? Non uno, 2 lingotti, quindi già è molto meglio, ragazzi. Va bene, 2 lingotti di steel ne può valere. Per 8 di carbonella, a voglia. Niente, allora. Per il momento, ragazzi, è tutto. Saluto Diego, saluto primo come primo Mark Feed, che è stato il primo a commentare nello scorso video ed è un, non so se è un nuovo iscritto. Comunque, ricordo, se commentate, vi saluto tranquillamente. Diego Sabina e Necromante, che è sempre mia compagnia su TeamSpeak, e se volete venire anche voi, state anche voi in mia compagnia e degli altri giocatori che continuano a stare sul nostro server, fortunatamente, e almeno stiamo tutti quanti bene in compagnia. Allora, ragazzi, se volete venire, ts.svarnak.net, indirizzo in descrizione. Su Twitter, chiocciola TheMrTyke, e da Mr. Tyke è tutto, ragazzi. Ciao a tutti!